Stasera alzeremo tutti quanti gli occhi al cielo in attesa di una stella cadente per esprimere il nostro desiderio. Ma esattamente cosa sono le stelle cadenti e perché si vedono proprio il 10 agosto? Ci vediamo dopo la sigla per scoprire cosa sono le lacrime di San Lorenzo. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. La notte di San Lorenzo è nota come la notte delle stelle cadenti. In astronomia, le lacrime di San Lorenzo, il martire cristiano, sono note come Perseidi e non sono stelle cadenti che cadono sulla Terra. Si tratta in realtà di meteoriti che collidono con l'atmosfera terrestre. I meteoriti sono dei corpi celesti che orbitano intorno ad una stella di piccole dimensioni e sono i detriti di altri oggetti astronomici come comete o asteroidi, che sono un po' più grandi. I meteoriti possono essere piccoli come un granello di sabbia oppure grandi fino a qualche centimetro. Entrano nell'atmosfera terrestre ad una velocità elevatissima. Infatti, la velocità con cui collidono con la nostra atmosfera va da 20 km al secondo a 70-80 km al secondo. E ascoltate bene, al secondo, non all'ora. Quindi stiamo parlando di velocità veramente molto elevate. I meteoriti, entrando ad una velocità elevatissima con l'atmosfera, l'aria che è presente nell'atmosfera si comprime. Questa compressione immediata provoca un innalzamento della pressione e anche un innalzamento della temperatura dell'aria. Quindi l'aria si riscalda, ma si riscalda anche il meteorite che ci è entrato dentro. Continuando il suo percorso verso la Terra, il meteorite continua a riscaldarsi a causa dell'attrito dell'aria, raggiungendo quasi i 2000-2500 gradi Celsius. Stiamo parlando di temperature elevatissime. Questo provoca la sublimazione di una parte del meteorite. Cos'è la sublimazione? La sublimazione è il passaggio dallo stato solido a quello gassoso istantaneamente, senza passare per lo stato intermedio, ovvero quello liquido. Questo fenomeno di perdita di materiale da parte del meteorite a contatto con l'atmosfera è noto come ablazione atmosferica. Il meteorite perde massa progressivamente durante il suo viaggio nella nostra atmosfera. La massa che viene persa collide con l'aria e la ionizza, ovvero divide gli atomi dagli elettroni, ovvero abbiamo il plasma, ovvero quello per esempio dei fulmini. E infatti i fulmini creano una luce nel nostro cielo. Quindi il meteorite cade, prende fuoco ed è quella la testa. Poi abbiamo la scia luminosa dietro, che è dovuta al fatto che quello che il meteorite perde ionizza l'aria e crea quei lampi di luce, che sono non lampi come durante un temporale, ma sono continui perché questo processo di ionizzazione avviene continuamente. La scia luminosa è chiamata meteora. Facciamo un attimo di chiarezza tra cometa, asteroide, meteore, meteorite, poi esiste anche il meteorite. Le comete e gli asteroidi sono grossi oggetti di forma irregolare che orbitano intorno ad una stella, nel nostro caso il Sole. Le comete orbitano intorno al Sole e sono composte principalmente da ghiaccio. Quando nella loro orbita si avvicinano un po' di più al Sole, sublimano anche loro, come nel caso del meteorite, e rilasciano quindi detriti, gas, eccetera. Questi sono i meteoriti. Poi abbiamo gli asteroidi. Gli asteroidi invece orbitano sempre intorno ad una stella e sono sempre grandi di forma irregolare, ma la loro composizione non è di ghiaccio, bensì di metalli. Il meteorite è quello che lascia l'asteroide o la cometa, quindi è un detrito spaziale della cometa o dell'asteroide. Ed è meteorite fin quando non collide con la Terra. Nel momento in cui collide con la Terra, noi lo chiamiamo meteora. Abbiamo due possibilità: il meteorite è abbastanza piccolo e nella collisione con l'aria si distrugge completamente. Abbiamo anche una seconda possibilità, che durante il viaggio nell'atmosfera non si distrugga completamente e una parte venga distrutto e una parte cada sulla Terra. Quello che resta del meteorite e che cade sulla Terra si chiama meteorite con la T. Fatto questo piccolo excursus, torniamo alle lacrime di San Lorenzo. I meteoriti non cadono solo in questo periodo dell'anno, ma cadono in tutto l'anno.
vediamo la sera di San Lorenzo sono i meteoriti che vengono rilasciati dalla cometa Swift-Tuttle. Questa cometa ha un'orbita di 133 anni. La Terra, in periodo dell'anno che va da luglio ad agosto circa, attraversa l'orbita di questa cometa Swift-Tuttle. Ed è proprio per questo che noi in questo periodo vediamo più meteoriti. In realtà il 10 agosto non è proprio la sera ottimale per vedere le lacrime di San Lorenzo. In realtà il picco per vedere le cosiddette stelle cadenti è la notte tra il 12 e il 13 agosto. Quest'anno però siamo un po' sfortunati perché quest'anno l'incontro con l'orbita di Swift-Tuttle coincide con la luna piena. Le lacrime di San Lorenzo hanno un nome in particolare in astronomia, come vi accennavo prima. Si chiamano Perseidi. C'è una cosa che ancora non vi ho detto, è perché si chiamano Perseidi? Nel nostro cielo abbiamo una costellazione che si chiama Perseide. Le Perseidi si chiamano così proprio perché sembra che tutte le stelle della sera di San Lorenzo provengano tutte quante da un punto all'interno della costellazione. Bene, questo era tutto per oggi. E noi ci vediamo in un prossimo video.